Nel nostro programma, attraverso un lavoro di riorganizzazione della macchina dello Stato che può arrivare a una riduzione di 16 miliardi all'anno, sino ad un totale quindi di 80 miliardi alla fine di 5 anni, e cioè del 10% della spesa pubblica annua di 800 miliardi, è una previsione prudente, perché la scienza dell'organizzazione insegna che se in una società, in un gruppo, si fa una riorganizzazione da parte di esperti naturalmente, che può portare non solo a un risparmio del 30% dei costi, ma anche a un aumento della produzione. Bene, non crediamo che questo sia possibile fare data la rigidità dei costi dello Stato. Dicevo che attraverso questo lavoro di riorganizzazione della macchina dello Stato noi contiamo di poter ricavare quanto ci vuole per un poderoso avvio della riduzione fiscale, e cioè via l'IMU sulla prima casa, la riduzione e poi l'eliminazione in 5 anni dell'IRAP, dell'imposta rapina che grava sulle nostre imprese. Confermiamo pubblicamente l'impegno che assumiamo davanti a tutti i cittadini italiani, quello di cancellare l'IMU sulla prima casa nel primo Consiglio dei Ministri dopo la nostra vittoria. Esattamente come facemmo nel 2008, avendo promesso di abolire l'ICI, e l'abolimmo secondo quanto promesso. Serve qualcosa di più. Serve, come dire, un atto di sutura, un atto di avvicinamento, un atto di ricucitura civile, un atto di pace dallo Stato e dal fisco verso le nostre famiglie, direi un atto simbolico ma concretissimo che apra una pagina nuova, che ridia la fiducia dei cittadini nello Stato, che consenta cioè di instaurare un rapporto nuovo tra lo Stato e i suoi cittadini. Qualcosa che ho scritto qui dopo averci pensato, ho pensato a quel che davvero è necessario per il nostro Paese, un atto che consenta un nuovo inizio. E allora nel nostro primo Consiglio dei Ministri delibereremo come risarcimento per una imposizione sbagliata e ingiusta dello Stato la restituzione dell'IMU sulla prima casa pagata dai cittadini nel 2012. I vostri applausi, la vostra standing ovation dimostra che avete capito bene. Le famiglie italiane saranno rimborsate di quanto versato per l'IMU. E credo che potremo aggiungere anche quanto hanno versato le aziende agricole sui terreni agricoli e sulle case e sui fabbricati destinati all'uso agricolo. Quindi è una cosa molto semplice e diretta: una famiglia ha versato 1.200 euro, le saranno restituiti 1.200 euro. Un pensionato ha versato un IMU di 900 euro, avrà un rimborso di 900 euro, e così via. La restituzione
potrà avvenire attraverso un rimborso vero e proprio sul conto corrente, oppure in particolare per i pensionati o per chi preferirà questa modalità, in contanti attraverso gli sportelli delle poste. A tal fine l'amministrazione finanziaria invierà una lettera a ciascun contribuente, firmata dal nuovo Ministro dell'Economia e dello Sviluppo, cioè dal sottoscritto, sempre che Angelino Alfano mi confermi la sua fiducia. E per la prima volta, ricevendo una lettera dall'amministrazione finanziaria, gli italiani non avranno nulla di temere, ma potranno finalmente sorridere. La lettera comunica infatti il titolo a ricevere il rimborso e l'ammontare spettante, e una volta ricevuta la lettera i contribuenti potranno recarsi presso gli sportelli delle Poste Italiane a riscuotere il rimborso. Oppure, se preferiscono, comunicheranno all'amministrazione finanziaria gli estremi bancari per l'accredito sul loro conto corrente. E abbiamo un ragionevole motivo di pensare che una volta completata la fase di invio delle lettere ai cittadini interessati, il processo di rimborso possa concludersi addirittura nell'arco di un mese. Veniamo alla copertura finanziaria di questa operazione, su cui si eserciteranno da qui al giorno delle elezioni i nostri competitor. Vedo che la tua opinione è estremamente opposta a quello che hanno mostrato in questi giorni con pubbliche dichiarazioni leader dell'opposizione, che mi hanno detto tutti che sono un raccontapalle. Questa operazione vale intorno a 4 miliardi e vi ricordo che 4 miliardi, che sono una cifra grande per noi se commisurata alle nostre finanze o alle finanze delle aziende in cui lavoriamo, 4 miliardi sono un duecentesimo di quegli 800 miliardi che è il costo della nostra macchina dello Stato. A questo proposito, le prime obiezioni che ci faranno saranno quello: ritenete di poter ridurre del 2% all'anno le spese dello Stato, e cioè di poter mettere lì davvero 16 miliardi all'anno, di cui, come risulta dal nostro programma, 8 miliardi andranno alla riduzione progressiva dell'IRAP per le imprese, che quindi verrà eliminata totalmente in meno di 5 anni, e gli altri 8 miliardi andranno a valere sulle famiglie per arrivare finalmente a mettere in pratica quel quoziente familiare di cui tanti si sono riempiti la bocca, ma di cui non si è riusciti a fare niente, e poi dopo 3 anni riuscire anche a diminuire le tasse, l'IRPEF, che pagano le famiglie, ed io ho dentro di me la speranza di poter ritornare a quello che avevamo deliberato dal 2001 al 2006, poi il governo della sinistra ha cambiato tutto, con due sole imposte, il 23% per chi guadagna meno di 40-43 mila euro e il 33% per chi guadagna da 43 mila euro in su. Ecco, noi abbiamo perciò la fiducia che, lavorando bene nella riorganizzazione di questa macchina dello Stato, noi potremo attuare questi risparmi globalmente del 10% in 5 anni. A questo proposito vorrei osservare che il nostro Stato costa mediamente un terzo di più di quello che costano gli altri stati europei proporzionalmente ai loro cittadini.
La Germania costa esattamente un terzo di più, quindi noi in teoria avremmo la possibilità di ridurre gli 800 miliardi del 33%. Sappiamo che non sarà possibile, sappiamo che ci vuole coraggio, pazienza per operare all'interno di questa macchina una riduzione, ma riteniamo che ci sia la possibilità di eliminare molti sprechi, di eliminare molte spese e intanto cominceremo già anche qui dal primo Consiglio dei Ministri a ridurre di molto i costi della politica, dimezzando il numero degli eletti in Parlamento, dimezzando il numero degli eletti nelle regioni, nelle province, nei comuni e abolendo del tutto il finanziamento pubblico per i partiti politici. Per la copertura finanziaria, quindi, di questa operazione abbiamo individuato una soluzione che non solo garantirà molte più risorse, ma che ha anch'essa, direi, una forza simbolica eloquente, e cioè l'accordo con la Svizzera, che abbiamo lungamente trattato durante il tempo del nostro ultimo governo, un accordo che è stato realizzato anche da molti altri stati, tra l'altro la Gran Bretagna, la Germania, l'Austria, un accordo cioè per la tassazione delle attività finanziarie detenute in Svizzera da cittadini italiani. Il gettito previsto da questo accordo è una tantum, la prima volta, di 25-30 miliardi, quindi assolutamente capiente rispetto ai 4 miliardi che una tantum noi dobbiamo restituire. E poi da questo accordo lo Stato ricaverà 5 miliardi all'anno come flusso a regime dell'accordo. In attesa della sottoscrizione dell'accordo, la liquidità necessaria potrà essere anticipata dalla Cassa Depositi e Prestiti, previo accordo stilato sul modello di quello che è stato già sperimentato in occasione del recente terremoto in Emilia. Per quanto riguarda invece la copertura strutturale, per, cioè che si ripete ogni anno, per l'eliminazione definitiva dell'IMU, anche questo 4 miliardi all'anno, abbiamo già indicato che si provvederà mediante una revisione delle assise sui giochi, sul lotto, sulle scommesse, sui tabacchi. Abbiamo già preparato il disegno di legge che prevede un piccolo aggravio di imposte su questi prodotti non di prima necessità e lo approveremo anche questo contemporaneamente alla deliberazione di cancellazione definitiva dell'IMU per i prossimi anni. Quindi, come mi pare evidente, come tutti possono constatare, si tratta di una misura senza aggravi per lo Stato, utilissima per ogni famiglia, che si vedrà restituita la tassa ingiustamente pagata. E forse, se preferite, si rivedrà dare indietro la tredicesima.